canto del cigno, la partita Sassuolo-Atalanta per Duvan Zapata, giocata da titolare, uscito all'inizio del secondo tempo. Ebbene sì, canto del cigno, perché Duvan Zapata diventa un nuovo giocatore della Roma, su una base di 6 milioni più 3,5 di bonus. All'Atalanta, la Roma spende così perché l'Atalanta non considerava il prestito un'opzione utile, e allora la Roma ci investe 9 milioni e mezzo in tutto, e a Duvan Zapata un contratto triennale di base 2,7 milioni, ma con i bonus si può arrivare anche a 3 milioni, e c'è una clausola dovuta al terzo anno di contratto che si deve ancora capire come sia. Colpaccio, è vero che Belotti ieri ha fatto doppietta, ma Duvan Zapata alla Roma secondo me può spostare gli equilibri. Ditemi la vostra qui sotto nei commenti. Qui in treno purtroppo non si può parlare tanto. Colpone, lasciate un like, commentate, iscrivetevi al canale. Duvan Zapata è la nuova punta di sfondamento della Roma. Difficile che faccia panchina, anche perché la faceva già da Atalanta, e questo trasferimento non può avere senso se Duvan Zapata non gioca. E allora, fantallenatori, se avete preso Zapata, avete fatto un colpaccio.